Allora, eccoci arrivati al nostro secondo appuntamento dove faremo il tracciato del lago Nadritta. Allora, io vi ho accennato già nell'altro video che userò un metodo per fare il tracciato ridotto a un quinto. Quindi uso questo righello con la carta millimetrata. Questo è originale di quando andavo a scuola, infatti vedete com'è logoro. Questa è la mia firma e qui la seconda C. Allora, questo righello si fa con la carta millimetrata, si incolla su un cartoncino e ogni 2 mm si fa un segnetto e quello corrisponde a 1 cm. Allora, le misure che ci servono per fare il tracciato della gonna dritta sono il livello bacino, la lunghezza totale della gonna, la semicirconferenza bacino e la semicirconferenza vita. Per prima cosa traccio un angolo retto. Poi segniamo il punto A. Dal punto A mi segno 2 centimetri che mi serviranno dopo, il livello bacino in questo caso 18 e la lunghezza totale della gonna che è 50. Le stesse misure me le riporto per tirare delle perpendicolari dritte e quindi continuo in questo modo. Allora, a questo punto, dal punto A, mi segno la semicirconferenza bacino, che è 46. E dopo vi spiego il perché si usa la semicirconferenza. Me la riporto anche giù in modo da avere una linea dritta. E quindi abbiamo detto A, poi B livello bacino, C lunghezza totale, D semicirconferenza bacino. E questi qui mettiamo A1 e da qui anche se scendiamo di 2 centimetri e mettiamo B1. Adesso abbiamo questo rettangolo, lo dividiamo a metà. Quindi questa era 46, segniamo 23. Ok, praticamente questo che apparentemente sembra un semplice rettangolo si legge in questo modo. Da questa parte c'è la parte anteriore e da questa parte la parte posteriore. In mezzo c'è il fianco della gonna, quindi questa linea è il centro davanti, questa linea è il centro dietro e questo in mezzo è il fianco. Adesso, dai 2 cm che siamo scesi dal centro dietro e dal centro davanti, tiriamo delle linee
non siamo piatti, siamo tondeggianti, siamo comunque sì, abbiamo un volume e quindi queste linee danno comunque del garbo. A questo punto dobbiamo creare, diciamo, dobbiamo arrivare con una semplice operazione matematica agli scarti o riprese o come li chiamavamo noi a scuola i cugni, che sono praticamente quelle piegoline che ci permettono di dare la forma alla stoffa in maniera da poter accogliere appunto il nostro corpo che non è piatto e quindi di creare il volume. E come si creano questi scarti? Con questa operazione si fa un quarto tra la differenza tra la semicirconferenza bacino e la semicirconferenza vita. Quindi abbiamo detto che la semicirconferenza bacino è 46 meno semicirconferenza vita che è 36. 10 diviso 4 uguale 2,5. Allora, questa misura 2,5 la riportiamo da qui dal centro. 2,5 da una parte e 2,5 dall'altra e creiamo con una linea curva il fianco. Poi, da questo e quindi mettiamo altre lettere, E, F, quindi da F a A1, vedete quella che abbiamo disegnato prima, troviamo la metà e tiriamo una linea dritta. La stessa cosa la facciamo da quest'altra parte. Perché in questi punti andranno gli altri due scarti. Quindi nella parte posteriore saliamo di 6 centimetri. E nella parte anteriore saliamo di 8 centimetri. Allora, adesso dobbiamo distribuire appunto gli altri scarti e lo facciamo in questo modo. Praticamente qui abbiamo tolto 2 cm e mezzo da un lato e due dall'altro, qui facciamo a metà, quindi 1,25 da una parte e 1,25 dall'altra e tiriamo le linee quindi abbiamo detto 2,5 al fianco e 2,5 al centro perché la somma di tutte le riprese deve venire 10, che è la differenza che avevamo visto prima tra la semicirconferenza bacino e la semicirconferenza vita. Quindi, perché abbiamo lavorato su metà, questa è metà gonna davanti e questa è metà gonna dietro perché noi comunque poggiamo il modello su una stoffa piegata a metà. Di conseguenza, quando poi ritagliamo e se la stoffa qui è piegata a metà, aprendola verrà a specchio dall'altra parte, quindi immaginate questa parte a specchio da quest'altra e potete immaginare questo il fianco dall'altra parte l'altro fianco e avere il pannello della gonna parte davanti, idem da quest'altra parte parte dietro.
Questo è il tracciato base, da qui si possono fare tutta una serie di modifiche che vedremo poi nei prossimi video. Nel prossimo video vi farò vedere come si ricava il cartamodello e come si poggia sulla stoffa. E quindi per questo è tutto. Credo se volete farò uno scanner e metterò anche questo modellino sia nel blog che nella pagina fan, così almeno avete, diciamo, idea del grafico che deve venire. Quindi per adesso è tutto e ci vediamo alla prossima.